La Regione Piemonte e il Salone Internazionale del Libro di Torino presentano il concorso letterario nazionale Lingua Madre. Tutte le donne straniere residenti in Italia sono invitate a scrivere. Una sezione speciale è dedicata anche alle donne italiane. Per testimoniare e diffondere la ricchezza delle altre culture. Le nostre storie. I nostri sogni. Il bando completo e altre informazioni su www.concorsolinguamadre.it. Bene, possiamo iniziare con la premiazione di oggi. Grazie a tutte e a tutti di essere qui, così numerose e numerosi ancora per la premiazione di quest'anno. Premiazione del 7° Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre, che è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro. E vorrei partire, prima di dare voce ai nostri relatori, che ringrazio e saluto, l'assessore Michele Coppola della Regione Piemonte ed Ernesto Ferrero, direttore editoriale del Salone del Libro di Torino. Poi dovrebbe raggiungerci anche il presidente della Fondazione per il Libro, Rolando Picchioni. Dicevo, vorrei partire proprio dalla frase di una delle nostre autrici, e pensare che tutto è cominciato da qui. Così ci ha scritto sul blog del concorso Claudileia Lemes Diaz, la vincitrice del 2008, che quest'anno ha pubblicato il suo primo romanzo con Fazi Editori, che ha presentato proprio qua, nello spazio di Lingua Madre, quest'anno al Salone del Libro. Ecco, tutto è cominciato da qui. È bello pensare che il concorso sia come un amplificatore di suoni,
come un diapason che si diffonda poi le sue onde sempre più in là e con una circonferenza sempre più ampia. Lo scopo del concorso, molti di voi lo sanno, non è quello di scoprire nuovi talenti letterari, o almeno non è principalmente quello, quanto creare relazione, confronto, dialogo, in particolare tra donne straniere e donne italiane. E quindi pensare che un tutto possa cominciare da qui, beh, ci fa davvero piacere e ci, insomma, conferma che siamo sulla strada giusta. Il concorso infatti è diretto alle donne straniere residenti in Italia, con una sezione per le donne italiane che vogliano raccontare, le donne straniere. Ogni anno, avete visto, viene pubblicato un libro con i racconti selezionati che presentiamo oggi e che verrà edito poi tra l'autunno e l'inverno prossimo. Ormai sono centinaia le autrici che ogni anno scrivono al concorso, di tante nazionalità diverse, soprattutto giovani e giovanissime, come vedrete anche oggi le nostre vincitrici di questa edizione. E anche potete vedere dalle classi che partecipano oggi alla premiazione e che ringrazio di essere qui. Infatti, bravi, applauditevi. Non a caso gli uffici scolastici regionali distribuiscono il bando del concorso in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado. Ma qui devo ringraziare innanzitutto chi, nonostante il periodo di grande difficoltà di cui tutti siamo a conoscenza, chi ha deciso di continuare a sostenere il concorso, chi ha continuato a credere in questo progetto, e cioè l'assessorato alla cultura della Regione Piemonte. Fate bene ad applaudire. E ringrazio in particolare l'assessore Michele Coppola anche della sua costante presenza durante tutto l'anno e nel corso di tutti gli nostri appuntamenti più importanti come quello di oggi. Grazie davvero. Purtroppo l'assessorato alle pari opportunità e la commissione pari opportunità della regione hanno dovuto ritirare il proprio sostegno economico al concorso, ma questo non ci ha certo fermato, non ha fermato le attività, anzi si sono moltiplicate, rafforzate, anche con nuove soluzioni, come per esempio le nuove tecnologie, la rete, come ormai no, tutti la chiamano, che non a caso è il tema del salone di quest'anno. Quindi non solo il blog, il sito del concorso, ma anche le pagine Facebook e Twitter e soprattutto una nuova sezione audio che abbiamo varato sul sito del concorso, dedicata alle audioletture dei racconti. E poi una piattaforma multimediale delle antologie del concorso Lingua Madre che stiamo mettendo in rete con le edizioni SEB 27 che da sempre seguono la pubblicazione delle nostre antologie. Quindi il concorso è cresciuto ancora, tanto che siamo state chiamate quest'anno da Poste Italiane proprio a dimostrare questo grande afflusso alla casella postale di racconti per documentare questo risultato. E questo è merito di tutte voi che siete qui oggi e di tutte le partecipanti, fatevi pure un applauso, di tutte le scuole, gli insegnanti, le allieve, i CTP, le carceri, le biblioteche, le associazioni che hanno lavorato con noi durante l'anno, in un anno in cui abbiamo organizzato oltre 120 interventi. E qui mi viene in mente una cosa proprio legata al Salone del Libro di quest'anno, è un progetto che ha seguito Baiani per Bookstock, dove con i ragazzi hanno fatto un bellissimo lavoro per individuare nuove parole da inserire nel vocabolario. E una di queste nuove parole era rinuncianesimo. Ecco, io credo che nel vocabolario delle autrici del concorso Lingua Madre questa parola non esista.
Questo è dimostrato anche dalla mostra fotografica Italiane, Straniere, Donne che abbiamo organizzato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che continua a girare e di cui abbiamo realizzato anche un video e che questa estate sarà esposta tutta l'estate al mausoleo della Bella Rusin grazie alla collaborazione con le biblioteche civiche torinesi. E poi un nuovo spettacolo teatrale che stiamo realizzando, tratto dai racconti del concorso Lingua Madre, grazie al contributo di Zonta International Torino 2, che è qui con noi oggi e che ringrazio. Ma soprattutto continua l'approfondimento, il ragionare, il confrontarsi su tutto questo enorme materiale scritto che dopo 8 anni di concorso abbiamo raccolto. Così da quasi di 2 anni si è costituito un gruppo di studio formato da docenti universitarie e studiose italiane e straniere che vuole insomma uscire dagli schemi classici dell'analisi accademica e dare una lettura del fenomeno migratorio che tenga conto di questa grande, nuova e forte presenza femminile. Ne nascerà quindi una collana di approfondimento il cui primo libro sarà una raccolta di saggi che attraverso le varie discipline letterarie, sociologiche, antropologiche, linguistiche e così via affronterà il tema facendo riferimento esplicito all'esperienza della differenza sessuale e del partire di sé, da sé, che sono concetti alla base del nostro progetto. Il concorso Lingua Madre è a tutt'oggi il primo e unico concorso nazionale dedicato alle donne straniere chiamate a scrivere in italiano e dimostra come la scrittura sia... Oddio, ci accavalliamo! E dimostra come la scrittura, dicevo, sia il luogo privilegiato dell'incontro, un'occasione speciale di conoscenza reciproca, uno strumento indispensabile per pensarsi e rappresentarsi al di fuori degli stereotipi, ma anche uno strumento per riconoscere e ricostruire una propria genealogia, per riappacificarsi con le proprie origini e la propria identità culturale, per riconoscere il debito simbolico verso la madre e per mantenere sempre viva la memoria personale. Alle donne straniere si chiede di scrivere in italiano perché adesso in Italia vivono, magari lavorano qui, si sono sposate, hanno avuto dei figli, ma non solo il bando consente, ma il bando incoraggia la collaborazione tra italiane e straniere laddove non dovesse esserci questa dimestichezza nell'italiano scritto. Oggi presentiamo anche l'ottava edizione del bando, quindi è di nuovo in corso il concorso. E si può partecipare molto semplicemente inviando il racconto alla casella postale 427 di Torino. Ma come abbiamo visto anche dal filmato, non solo di concorso si tratta, ma laboratori, incontri, seminari, convegni e poi i riconoscimenti come l'annullo che le Poste Italiane dedicano tutti gli anni al concorso, anzi al banco delle poste qui a fianco è disponibile per chi se lo volesse far apporre sulla cartolina del concorso che è gratuita. E poi le collaborazioni con enti e istituzioni come il Ministero della Giustizia che sin dall'inizio distribuisce il nostro bando in tutte le carceri italiane. Non a caso 2 dei racconti selezionati di quest'anno sono di donne detenute, una delle quali minorenne. E il sistema delle biblioteche di Torino, come dimenticarlo, con cui abbiamo svolto laboratori, seminari, insieme al quale continuiamo a proporre un bando per le studentesse e le ricercatrici che vorranno dedicare una tesi al concorso Lingua Madre, perché sono ormai molte le tesi dedicate al concorso. E quest'anno c'è stata la prima consegna con la prima vincitrice nell'ambito di questo bando, la prima consegna in autunno scorso alla Biblioteca Centrale. E poi i partner ormai consolidati, Torino Film Festival, Slow Food Terra Madre, Rotary Club Torino Mole Antonelliana, cui sono dedicati i premi speciali, e la Fondazione Sandretto Rere Baudengo, che ha aperto il concorso anche alle fotografie. Non ultima la votazione online sul sito del Salone del Libro,
che premia, è un premio di giuria popolare che registra ogni anno un'infinità di contatti, tanto che abbiamo dovuto creare una casella postale esclusivamente per ricevere le votazioni. Ma tutte le informazioni, come vi ho detto, le potete trovare sul sito www.concorsolinguamadre.it oppure su quello del Salone del Libro, che ha una sezione tutta dedicata al concorso, su Facebook, Twitter, eccetera. Quello che volevo solo sottolineare prima di chiudere è che il concorso non è solamente una realtà culturale, ma è un racconto che fa emergere la condivisione, lo scambio, la relazione interculturale e fra donne, un modo diverso di affrontare i temi e i problemi dell'immigrazione, insomma un osservatorio di una realtà in mutamento e in relazione. Quindi, prima di passare la parola ai nostri relatori, ringrazio la giuria, le scuole, gli enti, le numerose associazioni che ci hanno aiutato e sostenuto, il CIRSDE, la Società Italiana delle Letterate, l'Università, le biblioteche civiche, e poi, come ho già ricordato, Slow Food Terra Madre, Torino Film Festival, la Fondazione Sandrettore Rebaudengo, il Rotary Club Torino Mole Antonelliana, l'editrice SEB 27 che pubblica le nostre raccolte, la Commissione Regionale Pari Opportunità che comunque ci ha offerto le borse e alcuni omaggi che daremo oggi alle premiate, e la Confagricoltura di Torino che ancora una volta ha offerto le rose che omaggeremo alle nostre autrici, nonché tutte le personalità intervenute, i sindaci, le loro eccellenze, ambasciatori e consoli che accompagneranno le vincitrici a ritirare il premio sul palco. E ringrazio anche lo staff del Salone del Libro, della Fondazione per il Libro e tutto lo staff del settore biblioteche e dell'assessorato alla cultura che accompagnano il nostro lavoro durante tutto l'anno. Ricordarli tutti è impossibile, insomma, per tutti: Paola Gatti, Giuliano Verniasco, Anna Grieco che tra le altre cose segue anche l'organizzazione qui al Salone. Ringrazio Guergana Radeva, che è vincitrice dell'anno scorso e che sarà la nostra madrina di quest'anno, e ringrazio Paola Marchi, la cui collaborazione è stata ed è veramente preziosa, e insieme a lei Clara Rizzitelli, che ha collaborato con noi per l'edizione del Salone di quest'anno. E passo quindi la parola a Ernesto Ferrero, grazie. Buongiorno, ma che bello vedervi così numerosi. Mi è venuto il dubbio che fosse ancora domenica, invece è lunedì, e questo è meraviglioso. Grazie di essere qui. Ma perché questo concorso è importante? Ma perché la cultura è relazione, è scambio, è esattamente questo. Se uno si chiude nella propria cittadella è spacciato, solo conoscendo gli altri può cominciare a capire qualcosa di se stesso. In questi giorni abbiamo molto parlato, ancora ieri con Fabio Fazio e Saviano all'auditorium, del potere della parola. La parola che sembrava negli ultimi tempi sopraffatta dallo strapotere delle immagini tiene benissimo, tant'è vero che tutti questi miliardi di frenetici messaggi che ci scambiamo usano appunto le parole. La parola sembra fragile, ma in realtà è fortissima, nasconde in sé delle grandi potenzialità, delle grandi profondità, dei grandi echi, e laddove l'immagine ha una sola dimensione, l'immagine è piatta, e l'immagine è anche imperialista, perché ci dice: le cose stanno così, tu prendi nota e, come dire, assoggettati. La parola invece ci trasforma in coautori, quando ci trasforma in registi addirittura. Quando noi leggiamo un romanzo, quale che sia, ce lo giriamo mentalmente, ci immaginiamo la scena, ci immaginiamo le facce dei personaggi, diventiamo dei registi, diventiamo dei creatori. Ecco, questo è il grande valore aggiunto della parola. Per cui
L'esperienza della scrittura è fondamentale. Dico sempre ai ragazzi, quando vado a parlare con loro, tenete un diario, perché solo così, isolando in ogni giornata quello che è veramente importante da quello che si può lasciar cadere, capirete qualche cosa di voi e di quello che vi succede intorno. E questo concorso fa esattamente questo, insomma, invita le autrici a definire la mappa geografica di se stesse e dell'ambiente che le circonda, a parte il fatto che poi la biologia ci insegna che l'ibridazione è quello che rende più forte le specie. Poi la cosa bella della nostra epoca è che è un'epoca di grande meticciato, no? Nulla sarà più come prima, ci sono degli scambi frenetici dall'una e dall'altra parte del mondo. Naturalmente le tecnologie aiutano questo scambio addirittura frenetico, e questo è importante. Io credo che ci renda più consapevoli e ci renda più liberi. Poi naturalmente il fatto che il concorso sia al femminile per me è fondamentale, perché le donne, lo sappiamo, sono le custodi della vita, come dire, sono la difesa dell'elemento umano in un mondo sempre meno umano. Quindi mi sembra abbastanza naturale che siano loro a svolgere, principalmente, per le mie personali valutazioni dicono che lettura e scrittura sono femminili al 70%, e quindi va bene così, perché loro sono veramente le custodi della vita. Vi ringrazio molto. Grazie mille Ernesto Ferrero. E quindi do la parola a Michele Coppola, assessore alla cultura della Regione Piemonte, e lo ringrazio ancora. Io in realtà sarei voluto venire qui e semplicemente sedermi e assistere alla premiazione. Daniela mi obbliga a portare un saluto, lo faccio con piacere, ma vorrei davvero fosse un saluto essenziale. Siamo qui per premiare persone che meritano, e quindi è giusto accelerare i tempi. Hai detto bene quando hai parlato di un progetto permanente della Regione Piemonte, perché proprio nel 2012 vogliamo riaffermare la nostra forte volontà a continuare a sostenere il concorso Lingua Madre, ed è bello che mentre si premia la settima edizione si annunci l'ottava. Abbiamo un problema logistico, perché le poste ogni volta ci dicono: sono troppi i romanzi che arrivano, sono troppi i racconti che arrivano, sono troppi i partecipanti. E noi rispondiamo loro che anche in questa circostanza, in questo caso, non abbiamo nessuna intenzione a non continuare a diffondere, e come facciamo anche con le nuove tecnologie, il concorso. E quindi sempre di più le poste dovranno essere nostri partner. Oggi c'è un disperato bisogno di stare insieme prescindendo dalle distanze, prescindendo dalle diverse sensibilità, prescindendo dai diversi colori, prescindendo dalle diverse appartenenze. E se noi diciamo e dedichiamo il Salone Internazionale del Libro alla primavera digitale, parlando delle tecnologie, di come accorcino le distanze, io credo che Lingua Madre rappresenti in maniera nobile quel fiore all'occhiello di contenuti ai quali vogliamo dire sì, e vogliamo dire sì con forza. Lo scoprirete tra poco. Tra l'altro il racconto che io avevo scelto è arrivato secondo, quindi non c'è neanche l'influenza della politica, per fortuna in alcune cose accade. Però mi ha fatto piacere comunque che si è classificato tra i primi tre. In realtà volevo dire, scoprirete dal risultato, dai premi che daremo, quanto sia importante il fattore età, quanto sia importante vedere come chi è più giovane rappresenti con forza, con convinzione, una speranza vera di un futuro diverso, di un futuro migliore, di un futuro insomma che piaccia di più del presente. Ne approfitto per ringraziare Daniela, ne approfitto per ringraziare Eugenio Pintore, il vero responsabile del mio assessorato, che con le persone che con lui lavorano si dedica a Lingua Madre, e anche al termine di un salone che dura 5 giorni e che ci vede stanchi ma felici, è bene che i meriti e l'applauso vada a chi effettivamente li ha, a chi effettivamente ha responsabilità, a chi rende queste cose possibili. Quindi grazie Eugenio, a te e alle persone che insieme a te lavorano. Grazie.
Grazie a voi e quindi salutiamo ancora Michele Coppola e Ernesto Ferrero. Iniziamo la premiazione vera e propria. No, magari potete scendere e così noi spostiamo il tavolo. E se qualcuno ci dà una mano a spostare il tavolo. Allora, possiamo iniziare, quindi invito adesso a salire sul palco le vincitrici una alla volta. Iniziamo dal premio speciale della giuria popolare, quindi Martina Turano, che è accompagnata dal dottor Paolo Messina, direttore delle biblioteche civiche torinesi e che è qui in rappresentanza della città di Torino. A premiare, come vi ho detto, Gergana Radeva, che è la nostra madrina di quest'anno. Grazie. Grazie a te, se vuoi dire. Ringrazio per l'esito del concorso, è sempre un piacere scrivere per tematiche sociali importanti come questa. Grazie. Grazie a te, il dottor Messina, grazie. Un saluto che porto ovviamente anche da parte dell'assessore Braccialarga della cultura della città di Torino e una conferma che le biblioteche civiche continueranno ad essere partner a pieno, non solo ospitando la mostra quest'estate, ma soprattutto continuando ad ospitare reading e a creare per Torino quello che poi in tutta Italia le biblioteche civiche possono fare anche nel luogo di residenza della signorina. E cioè la continuità, lo spazio per l'incontro tra chi è nato e chi ha incominciato da subito a parlare italiano, chi l'italiano l'ha acquisito dopo, come luogo fisico effettivo di incontro con le letterature dei rispettivi paesi, ma con i volti, le storie delle persone che in biblioteca fisicamente possono incontrarsi, perché il web non può bastare da questo punto di vista. Grazie, grazie. Allora Martina, rimane, le vincitrici poi rimangono qui con noi, così alla fine poi facciamo una fotografia tutta insieme. E allora chiamo, ricordo che poi per il premio della giuria popolare è andato un premio anche a una tra tutti i votanti e quindi la vincitrice è stata Giulia Polidoro, che si è aggiudicata una serie di libri tra cui le antologie del concorso Lingua Madre. Quindi adesso invito a salire la vincitrice, no un momento, prima leggiamo gli incipit dei racconti e quindi letti dalla voce di Laura Malaterra, iniziamo dal primo racconto. Ciao. È passato molto tempo dall'ultima volta che ci siamo parlate ed io ho paura di non riuscire più a ricordarti. Perdonami, inutile chiederti come stai. Credo che questa sia la prima lettera che ti scrivo, anche se molte sono le volte in cui ci siamo tacitamente parlate. Il nostro è un rapporto quotidiano, fatto di silenzi, memorie e soprattutto consapevolezza. Ti scrivo perché mi manchi, perché faccio fatica a pensare che ormai appartieni al passato e non a me. Ti scrivo perché non so più dove sei e cerco di rintracciarti urlando il tuo nome e reclamando la tua presenza. Spero ti raggiunga l'eco della mia voce, risuonando negli sconfinati deserti bianchi della carta. Martina Turano, Italia, premio speciale giuria popolare, settimo concorso letterario nazionale Lingua Madre.
Rigel si tocca la pancia cercando di sistemarla meglio sotto la cintura. Deve mettersi a dieta se vuole continuare a lavorare. Ma soprattutto, come farà a realizzare la profezia di suo padre? Una stella, amore mio, tu sarai una stella. Rigel raddrizza le spalle e vede Gianni attraversare la strada, facendo le grandi cenni con la mano. Improvvisamente vorrebbe schiacciare la faccia di quell'uomo sull'asfalto e affogarla in un rigagnolo d'acqua. Lui, che ha cercato di baciarla la settimana prima, in stazione. Se suo padre l'avesse saputo, nessuno la doveva toccare in quel modo. Una stella brucia, tesoro. Quello che da 7 anni a questa parte le occupa la vita, si ripete Rigel, non è altro che una fase intermedia. Per adesso, infatti, è solo una stella che esaudisce desideri. Più tardi riuscirà anche a brillare. Ciao sorella, Aminata Aidara, Senegal, premio speciale Torino Film Festival, 7° concorso letterario nazionale lingua madre. Ecco, e quindi invito a salire Aminata Aidara, accompagnata da Sua Eccellenza Laura Morra di Cella, console del Senegal, da Grazia Paganelli per il Torino Film Festival e da Claudia Taurisano, assessore del comune di Brescia, che è la città dove attualmente risiede in Italia Aminata. Buongiorno a tutti, grazie di questo premio. Per me era importante raccontare un'immagine, raccontare una storia che partisse da parole che poi portassero a ricordi che a loro volta portassero ad immagini. Quindi questo premio mi fa veramente molto piacere, grazie. Grazie. È un piacere per me essere qui accanto a te, Aminata, e l'augurio proprio che ti faccio col cuore. Noi abbiamo avuto il grande Senghor e che tu segua le sue orme, quindi di rivederti spesso e con delle opere anche più importanti. Auguri. Grazie. Grazie a Paganelli del Torino Film Festival. Ovviamente è con grande piacere che il Torino Film Festival partecipa alle iniziative di Lingua Madre e lo fa con questo premio che consiste in un accredito a tutte le proiezioni della prossima edizione del Torino Film Festival che si terrà dal 23 novembre al 1 dicembre prossimo, per cui congratulazioni. Grazie. E per il Comune di Brescia, Claudia Taurisano, assessore del L'orgoglio del Comune di Brescia, di tutta l'amministrazione, il saluto mio personale del sindaco Paroli, il ringraziamento. La nostra è una città che ha delle difficoltà note, non vorrei ricordare i fatti della gru che sono forse noti a livello nazionale, ma grandi sono le difficoltà di integrazione. Credo che i genitori di questa ragazza abbiano scelto il sistema più semplice per applicare delle politiche di integrazione, perché è di mamma italiana e papà senegalese, e quindi lo dico banalmente ma con grande forza: quando l'amore aiuta non c'è politica che tenga. E quindi grazie anche per questo passaggio. Grazie a voi. E allora Aminata sta con noi e voi, vi prego di accomodarvi. Mi attendeva una lunga giornata all'ospedale tra una visita diagnostica e l'altra. Ah, non era un buon periodo. Superati i 40 anni, il mio corpo ha iniziato a protestare. Era giunto il momento di scoprirne il motivo. Dopo lunghe discussioni ho convinto mio marito che mi lasciasse affrontare gli esami da sola. Avrebbe pensato lui ai ragazzi, alla scuola, al pranzo. La mattina degli esami mi sono munita di pazienza. Ho infilato una bottiglietta d'acqua nella borsa e sono partita per l'ospedale. Le solite stradine tortuose di montagna, l'abituale traffico di fuoristrada rombanti, api singhiozzanti e motorini folli, semafori rotti, gente a piedi, il piccolo parcheggio sempre pieno. Per incoraggiarmi prendo un buon caffè al bar accanto all'ospedale e mastico un pezzo di crostata. Buona, sembra fatta in casa. Forse la prepara la mamma del barista. Per un attimo non penso ad altro. La magia del cibo funziona sempre. Il profumo della domenica. Michaela Sebokova, Slovacchia. Premio speciale Slow Food Terra Madre.
settimo concorso letterario nazionale Lingua Madre. Bene, quindi invito a salire sul palco Michela Sebokova, accompagnata dall'avvocato Giuseppe Pellegrino, console della Repubblica Slovacca, e da Silvia Ceriani per Slow Food, direttrice della rivista Slow Food. Bene. Grazie, buongiorno. Scusate, non sono tanto pratica. Spero che il mio racconto vi possa piacere. Parlo di cibo e ritengo che cibo e il suo profumo sia uno dei ricordi primordiali che abbiamo, quello del latte materno. Perciò ringrazio mia madre, che oggi è presente qui. Permettete, ringrazio anche mio marito per il suo continuo sostegno e per la sua irremovibile fiducia nelle mie capacità, e perché ha rinunciato al nostro viaggio di nozze per poter essere oggi qui a Torino. Merita un applauso. Sì, perché Michela si è sposata la scorsa domenica. Grazie. E ancora un piccolo pensiero, ringraziamento alla Giulia Abate di Studio 83, che è un'associazione che aiuta tanti scrittori esordienti e mi hanno aiutato molto nella mia crescita professionale, spero che continuano a seguirmi. Grazie. Grazie, grazie Michela. Porto il saluto mio personale, ovviamente, e quello dell'ambasciatore della Repubblica Slovacca a Roma, Maria Strasnowska, agli organizzatori di questa manifestazione, e il vivo compiacimento per questa produzione di questa giovane scrittrice slovacca. Il titolo, non ho letto il libro, il titolo mi è molto piaciuto, mi ha ricordato le parole di una canzone di Zucchero Fornaciari, che è proprio anche lui un menestrello che ricorda le tradizioni della nostra cultura, anche gastronomica, così come questo libro si fa riferire sulla cultura gastronomica della Slovacchia. Grazie. Grazie. Silvia Ceriani, direttore della rivista Slow Food. Beh, un grande grazie di nuovo a Daniela per questo bel concorso che sta crescendo sempre più rigoglioso, con grandi fronde, radici molto profonde. Grazie per il tuo bellissimo racconto, siamo sempre molto curiosi di leggerli e ogni volta ci riconfermiamo che il cibo, così come le lingue, sono le nostre radici, la nostra identità e anche però una fonte di grandissima contaminazione, di grandi relazioni, e questo è molto bello. Grazie. Grazie, poi magari possiamo ricordare che il racconto sarà pubblicato. Sì, il racconto sarà pubblicato sulla nostra rivista di Slow Food e in più penso che ci ritroveremo poi questo ottobre per il Salone del Gusto e Terra Madre. Senz'altro. Grazie. Grazie, grazie. E prego Michela di rimanere con noi sul palco. Danny Mendez sorrideva anche se le lacrime di gioia e sorpresa le rigavano il bel viso da adolescente. La sua bella e scura massa di morbidi capelli ricci era in contrasto con quella coroncina di luci brillanti da Miss che cercava di tenere in equilibrio sulla testa. Mentre le altre ragazze del concorso la assalivano per congratularsi con lei, invidiose e sorprese. Le ragazze erano invidiose e sorprese anche loro che avesse vinto. Lei, una Miss nera. Ma mica siamo in America qui. Ma cosa sta succedendo mai? Io e mia madre non eravamo così appassionate di concorsi televisivi. Men che meno che Miss Italia. Ma quell'anno ci mettemmo davanti alla TV ogni sera, incuriosite da quella ragazza dominicana che cercavamo con lo sguardo durante il programma. Non sapevamo se tifare per lei o no, ma stavamo lì a guardare trepidanti. Poi scoprì che mia madre tifava, e come! Volevo essere Miss Italia,
Rama Noor, Somalia. Premio speciale Rotary Club Torino Mole Antonelliana, 7° concorso letterario nazionale Lingua Madre. Grazie quindi a Laura Malaterra delle letture. Invito Rama Noor a raggiungerci sul palco, accompagnata dalla dottoressa Saida Ahmed in rappresentanza della Somalia e del dottor Emiliano Mazzoli, vicepresidente del Rotary Club Torino Mole Antonelliana, che offre questo premio. Vi ringrazio moltissimo di questo premio, ringrazio te Daniela che dai l'opportunità a tantissime donne di poter esprimere il proprio vissuto. Ringrazio voi per aver compreso appieno quello che intendevo trasmettere nel mio racconto. Una volta una donna, molti anni fa, mi disse: certo deve essere dura per te, sei nera, sei disabile e sei donna. Io rimasi interdetta perché, insomma, cosa voleva dire? Ora potrei dirle: sono orgogliosa di essere nera, di essere donna, di essere disabile, perché sono la donna di oggi. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te, grazie a te. Ringrazio Daniela Finocchi e ringrazio Rama per il racconto che è splendido, leggetelo. Io rappresento qui il mio Rotary Torino Mole Antonelliana, il mio presidente Stefano Pagnier Suffè, che in questo momento è impegnato in altre vicende. Credo che nel DNA del Rotary l'integrazione fosse presente fin nelle sue manifestazioni fin dall'inizio. L'integrazione è il futuro di questa società. Rama, donna disabile e di colore, rappresenta il futuro di una società che guarda veramente alle persone senza le differenze. E questo è quello che noi ci dobbiamo aspettare, perché solo guardando nella direzione di una società senza preclusioni, senza differenze, riusciremo ad uscire da tante crisi, magari anche quella che stiamo vivendo adesso. Grazie. Grazie, grazie a voi. Saida Ahmed, che devo ricordare era anche presidente della Commissione Pari Opportunità quando abbiamo iniziato questo progetto e da subito ci aveva sostenuto pubblicando appunto l'antologia. Volevo precisare, come mi hanno chiesto le componenti della Commissione Regionale Pari Opportunità, che il sostegno economico della Commissione non è stato levato come scelta politica, ma perché non c'è la disponibilità economica. Questo mi hanno chiesto di precisare ed era giusto farlo. Quindi Saida Ahmed. Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono sinceramente emozionata perché oggi sono chiamata in causa in quanto somala, ma soprattutto in quanto somala di questo territorio. Io quindi in questo frangente vivo grandi emozioni perché vedo in questa manifestazione, in questo momento, le mie doppie appartenenze chiamate in causa e sono orgogliosa, sono fiera e sono fiera di tutte le donne somale e le amiche straniere che hanno partecipato a questo concorso nella sua 7ª edizione e ho visto i racconti selezionati di tante amiche, ma tante amiche che quando avevamo accolto di stare a fianco di Daniela Finocchi e della sua professionalità, io non mi immaginavo un evento che mi avesse che mi desse questa opportunità di essere felice e di aver contribuito a innalzare l'interculturalità di questo paese. Vorrei, permettimi Daniela, non voglio essere polemica, ma stamattina ho vissuto un momento di disagio nel venire qua e vedere un tavolo di relatori uomini, ma soprattutto dove mancava la componente della Commissione Regionale Pari Opportunità. Quindi vorrei che non si ripetesse questo. So che le amiche non hanno potuto per il fatto noi siamo ben disponibili.
grazie, volevo essere polemica, grazie, era un sottolineare, grazie, essere torinese. Grazie mille, grazie a Emiliano Mazzoli, e Ramanù rimane con noi qui, grazie ancora. Dove preferisci? Bahia. Immediatamente penso al Sud America, B come Brasile, come beatitudine, come banane, come Bermuda, come bagno, come bibiti, come brindisi, come ballo, ballerine e chissà cos'altro. Stringo la mano della donna che mi sta di fronte, sua madre, presentazioni ufficiali. I suoi occhi sembrano truccati di cenere, le sue pupille brillano come carboni accesi nel contorno sfumato di occhiaie scure e profonde. Sorride. Un sorriso bianco immenso che sboccia tra le rughe brune del suo viso. Kifik? Guardo spaesata al mio compagno. Cosa ha detto? Ha detto come stai, piacere. Hai presente how do you do in inglese? Ah, ho presente. Quindi? E rispondi con Kifik, mi esorta lui. Kifik allora, dico io. Funziona. B come Bahia. Sabrina Grappeggia, Italia, premio sezione speciale donne italiane, settimo concorso letterario nazionale, lingua madre. Bene, quindi invito a salire Sabrina Grappeggia, accompagnata dal dottor Messina. E grazie, e in rappresentanza delle donne italiane, perché hai vinto questa sezione, prego. Grazie, grazie per questo premio. È stata una grande emozione per me ricevere questo premio e soprattutto parlare di una storia vera e di una donna che ora purtroppo non c'è più. Quindi dedico questo premio a questa persona che ci guarda da lassù e anche alla mia amica Anna che ha sempre creduto in me. Grazie. Grazie, grazie a te. Dottor Messina ci accompagna ancora per qualche altra premiata, sempre rappresentando la città di Torino. Se rimani qui con noi, no, Sabrina, se rimani qui con noi perché poi facciamo la fotografia. E a proposito di fotografia, invito ad avvicinarsi al palco e salire Simone Silva, che ha vinto il premio della Fondazione Sandretto Rerebaudengo dedicato appunto proprio alle fotografie, accompagnata dall'avvocato Antonio Foti, direttore culturale del Consolato del Brasile, e da Silvio Salvo della Fondazione Sandretto Rerebaudengo, e anche Michele Scalvensi, assessore alle politiche sociali del comune di Orzinuovi, dove vive Simone. E innanzitutto voglio ringraziare il concorso Lingua Madre per ancora questa opportunità, a tutti voi qui presenti, al mio marito che in una calda giornata di primavera l'anno scorso mi ha fatto notare questo fiore. Curiosamente avevo una macchina fotografica, l'ho trovato così bello che ho detto lo devo assolutamente immortalare. In quel momento non mi è venuta subito l'idea di mandarlo al concorso, però poi riflettendo, vedendolo così maestoso crescere in questo tronco, io ho pensato alla metafora dello straniero, il piccolo fiore, e dell'albero maestoso, i paesi ospitanti, l'Italia, che dove c'è incontro, dove c'è relazione, c'è integrazione, che non è assimilazione. Questo fiore è riuscito a mettere radice perché ha trovato un albero maestoso che l'ha protetto, l'ha accolto e l'ha rispettato. Per cui vi ringrazio tanto. Grazie a te, e non a caso, prego, la motivazione è proprio questa, un bel esempio di come la fotografia può essere metafora di un'esperienza. Il fiore che cresce e illumina l'interno di un tronco, incurante di quello che è lo spazio angusto, lo nobilita con il suo semplice esistere, e proprio in quanto fiore dona bellezza anche dove non immagineremmo di trovarla. Un po' come accade quando ci si apre verso culture nuove e ci si trova in un attimo più ricchi di conoscenza e sapere. Quindi
l'avvocato Foti. Sì, devo dire che non è la prima volta, mi compiaccio, credo sia la terza o la quarta. E poi dovrà risalire sono sul palco stato incaricato, perché c'è un'altra certo. vincitrice brasiliana. Sono stato incaricato dall'ambasciatore del Consolato Generale del Brasile di Milano, Luiz Henrique Pereira de Fonseca, il quale è orgoglioso di portare il saluto e il compiacimento del proprio paese a questa cittadina che si è fatto onore. Aggiungo due considerazioni di ordine personale. Il Brasile è un grande paese, grande in tutti i sensi, è diventato di recente anche una grande potenza economica, ha portato una donna, forse per la prima volta al vertice delle istituzioni, loro ben sanno, il pubblico sa che da oltre un anno è Presidente della Repubblica Federativa del Brasile la dottoressa Dilma Rousseff, e questo è un fattore in più che ci consente di ritenere assolutamente eccezionale questa iniziativa portata avanti con tanta volontà e tanta determinazione dalla qui presente, che non mi stancherò mai di invidiare per questo impegno, perché è facile impegnarsi una volta nella vita, è la continuità che fa la differenza. Grazie, grazie. L'assessore del comune di Orzinuovi, Michele Scalvensi. Grazie a tutti, buongiorno, io vi porto i saluti della città di Orzinuovi, faccio i miei complimenti a Simoni, devo dire che Simoni, dopo Cesare Prandelli, che voi sapete allenatore della nazionale di Orzinuovi, penso che Simoni sia la seconda personalità ad Orzinuovi che porta lustro alla nostra cittadina. Vi faccio i complimenti per questa manifestazione, abbiamo avuto anche l'onore di avere lei ospite della nostra cittadina, perché anche noi, come diceva prima il rappresentante di Brescia, essendo provincia di Brescia, il problema dell'integrazione è molto sentito, molto vissuto, abbiamo una percentuale appunto di immigrazione abbastanza elevata e devo dire che comunque nel nostro piccolo riusciamo ad attuare politiche di integrazione e, come si diceva prima, di relazione e di rapporti, e penso che iniziative come la vostra siano molto importanti anche in questo senso. Grazie. Grazie. Silvio Salvo della Fondazione Sandrettore. Saluto veloce, porto i saluti di Patrizia Sandrettore Rebaudengo, che non è potuta venire qui, è dispiaciutissima. Conoscete tutti, forse no, la Fondazione Sandretto, un centro per l'arte contemporanea, quindi per noi è naturale aderire a questo progetto, essere coinvolti da Daniela in questo progetto come premio speciale per la fotografia che noi riteniamo un mezzo espressivo importantissimo al pari della scrittura, del cinema, della scultura, e niente, complimenti, viva lingua madre, viva il Brasile, viva Torino e voilà. Grazie, grazie. Quindi, vi ringrazio, Simona rimane con noi sul palco, vi prego di accomodarvi e arriviamo ai primi posti. Ogni mattina mi sveglio stretta e riscaldata dalle braccia di un tenero sogno. Lasciarlo andare è una doccia fredda. È il sogno della stanza che l'infanzia e l'adolescenza hanno tappezzato con tanti peluche, tanti poster, CD, libri e diari segreti nascosti in angoli polverosi. Sorrido ad occhi chiusi al raggio di luce che invade la piccola stanza. Ma ad occhi aperti il sogno svanisce completamente. Al suo posto quattro sobrie mura, per niente colpevoli, mi richiamano alla realtà. Non è mia la stanza, non è mia la casa, non è mio nemmeno l'odore di caffè che arriva dalla cucina. Mi sforzo per alzarmi, andare in cucina e prepararmene uno, prima che qualche altro coinquilino mi rubi il posto davanti al fornello. È straniera la stanza. Lo sguardo del passato. Irina Sherban, Romania, terzo premio, settimo concorso letterario nazionale, lingua madre. Bene, quindi invito Irina Sherban a salire, accompagnata dalla dottoressa Monica Gioita, vice direttore consigliere diplomatico dell'Istituto Romeno, e che ringrazio, e ricordiamo che la Romania quest'anno è uno dei paesi ospiti. Sì, è vero.
Vorrei ringraziare Monica, grazie, e Daniela e Paola per questa opportunità e per i cioccolatini che abbiamo trovato in albergo, grazie. E vorrei dedicare questo premio alla persona là che mi sta facendo le foto, che è mia mamma. Grazie. Beh, è bellissima questa cosa che le autrici ricordino tutte le mamme, ed è uno dei nostri messaggi forti, devo dire. E vi leggo la motivazione per la rappresentazione narrativa del concetto di straniera, riferito a persone, cose, immagini, pensieri, per la dolcezza delle immagini, per la messa a tema partendo da sé della dissonanza tra ricordi e realtà, dell'esperienza di sradicamento e di ritorno nei luoghi d'origine. Lirica e concreta insieme, la scelta di guardare al passato attraverso gli odori e i sapori delle bevande, che costituisce il filo conduttore della breve ma equilibrata narrazione. Quindi ancora complimenti e la dottoressa Gioita. Sì, buongiorno a tutti. Come ben sapete, la Romania è paese ospite insieme alla Spagna alla presente edizione del Salone del Libro. Io vi porto il saluto dell'Istituto Culturale Romeno, l'organizzatore della partecipazione del nostro paese. Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Daniela Finocchi. Certo, noi siamo molto orgogliosi del premio vinto dalla giovane scrittrice Irina Sherban e non vediamo l'ora di leggere il suo primo libro, quindi tanti complimenti e buon lavoro, Irina. Grazie, grazie. Prego Irina di rimanere con noi sul palco e sempre dalla voce di Laura Maraterra ci avviciniamo al podio. Il mio colore preferito è il verde. A qualsiasi cosa, dai calzini di lana che si indossano per non sentire freddo d'inverno, al vestito da sposa, per me dovrebbe essere tutto verde. Mamma dice che è perché le pareti della cameretta erano di quel colore. Un verde pastello, delicato, uguale a quello dei vestitini per neonati quando non si sa ancora se sarà maschio o femmina. L'appartamento con la stanza dalle pareti verdi è stato il primo luogo che ho chiamato casa. Dopo quello, nessun altro ha saputo replicare quel senso d'assolutezza e assenza di dubbi. Quella era casa, e era casa mia. Fuori dalla porta stava il mondo, tra quelle quattro stanze noi tre. Comunque fossero andate le cose. Non era pensabile nulla di alternativo, non esisteva altro nei miei pensieri di bambina. Quando mi chiedevano dov'era casa mia, io rispondevo: verde. Verde uguale casa. Gracie Pelicani, Brasile. Secondo premio, settimo concorso letterario nazionale, lingua madre. Bene, quindi invito Gracie Pelicani a salire. Di nuovo l'avvocato Foti, rappresentanza del Consolato del Brasile, e Antonio Romeo, presidente del Consiglio Comunale di Montebelluna. Beh, innanzitutto ringrazio il concorso, ringrazio il Salone. Ringrazio il Comune di Montebelluna, il mio paese natale, e ringrazio mio marito perché è stata la persona che mi ha incentivato a scrivere per la prima volta e ringrazio i miei genitori per essere assidui lettori dei miei racconti e per aver preso questa decisione 25 anni fa e quindi avermi permesso di avere molte molte case e di poter quindi scrivere questo racconto. Grazie. Grazie, io leggo la motivazione, ironico e leggero nella sua profondità. Il racconto è privo di retorica e va oltre il solito cliché vittimistico. Il soffermarsi su un dettaglio casalingo, come il verde della tappezzeria, consente di parlare di un tema importante e complesso come l'appartenenza e il filo della memoria in modo lieve e delicato. I ricordi d'infanzia sono particolarmente efficaci, giocati su un tono tenero e umoristico che rivelano la buona consapevolezza e maturità di scrittura. Quindi ancora complimenti e passerei... Sì, io rinnovo i complimenti a nome della Repubblica Federativa del Brasile alla qui presente e aggiungo una nota di colore, che poi non è tanto di colore, a proposito della natura dei brasiliani. Io faccio il penalista da 45 anni circa
ho avuto l'occasione, facendo il penalista, difendo gli imputati, cioè quelli che in qualche modo violano la legge e creano un piccolo o grande allarme sociale nel paese in cui hanno violato la legge. Mi è capitato in 45 anni di difendere una cittadina brasiliana, mai un maschio, una sola volta, il che la dice lunga, vuol dire che sanno come comportarsi, e questo è molto molto importante. Grazie. Ecco, ringrazio Antonio Romeo, presidente del Consiglio Comunale di Montebelluna, di essere qui con noi. Sì, io penso che questa manifestazione, oltre che il suo valore culturale, abbia un grande valore di integrazione, e credo che possa rappresentare un tassello in quel grande mosaico che è l'Italia unita e che accoglie sempre di più questi nuovi italiani da tutto il mondo. Lei prima mi diceva che ha nel cuore due patrie, il Brasile e l'Italia, che io rappresento con questa fascia. Grazie, grazie mille. E Irina rimane con noi, prego. Cammino sul pavimento di rombi bianchi e neri. Il mio vestito bianco e nero si confonde col pavimento e io striscio su di esso, piano, piano, piano. Lecco il nero, lecco il bianco, veloce, 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 veloce. Le mie mani si aggrappano. Le unghie si infilzano sui bordi dei rombi. Mi fermo. Continuo a scalare la scacchiera. Il mio corpo si muove. Il pavimento no. Il mio corpo si agita, ma nulla smuove. Mamma, mamma, cado dal letto. Mi rovescio in piedi e sudo. Mia madre balza sulla sedia e s'alza insieme a me. Mi afferra la mano. Mi accarezza i capelli e mi spinge sul letto. Ansimo. Lo specchio mi dice che sono bianca. Troppo bianca per avere l'aspetto d'essere umano. Il Museo del Futuro, Mighena Proi, Albania, primo premio, settimo concorso letterario nazionale, lingua madre. Ecco, e quindi ecco la nostra vincitrice di quest'anno, Mighena Proi, accompagnata dal console dell'Albania Rezar Shkambi e da Giuseppe Ripani, sindaco di Montelupone. E grazie per il premio, volevo ringraziare Daniela, Paola, Clara, il sindaco di Montelupone, il console albanese a Milano. E, cioè, vorrei dire che questo concorso è importante perché è stata capita la mia sensibilità e anche lo stato d'animo con cui ho raccontato ciò che ho vissuto in Italia, quindi grazie. Grazie a te, vi leggo la motivazione. Per l'intensa messa a fuoco da parte di una giovane donna di seconda generazione dei temi centrali della migrazione, l'essere fra due luoghi, le aspettative e il contatto con la realtà del paese d'origine e di quello di approdo, l'illusione e la disillusione, il lavorare qui ora per procurarsi una vita migliore là e poi, fino a trovare nel bianco dell'ospedale il luogo di una normalità drammatica, ma finalmente priva di contraddizioni. Ecco, con questo darei la parola. Vi saluto tutti, colgo l'occasione di ringraziare tutti gli organizzatori ed in particolar modo la signora Daniela Finocchi, che hanno dato vita a questa splendida iniziativa. Credo che l'incontro di quello di oggi hanno un valore importante perché vengono nell'ambito dell'arte e della cultura, che sono veicoli importanti dei nostri paesi. Poi devo ringraziare Mighena, noi siamo tutti contenti e molto orgogliosi di lei. Auguri di nuovo. Grazie. Il sindaco di Montelupone, Giuseppe Ripani. Un saluto a voi tutti e congratulazioni a Mighena per questo regalo che fa alla nostra comunità umana e anche alla nostra piccola comunità monteluponese. Siamo un piccolissimo comune di 3.700 abitanti. Grazie a voi, grazie a Daniela e agli organizzatori di questo bellissimo evento. Siamo voluti essere qui, io, il vice sindaco assessore alla cultura Arianna Eusepi, che è qui con me, proprio a testimoniare la grande felicità e il grande valore che attribuiamo a questo dono che ci viene fatto. Dono perché ci rendiamo conto che non è un frutto che nasce o forse molto relativamente da una socialità o da qualcosa che in qualche modo lei ha vissuto, Mighena, nel nostro territorio. Ed è un dono bellissimo perché ci fa capire ancora una volta che l'integrazione è certamente una cosa importante,
ma tutto è più semplice, e non dico che diventa facile, ma tutto è più semplice quando ognuno di noi capisce che in fondo abbiamo un volto esteriore diverso, quello sì, ma un volto interiore che è uno, è questo che ci fa riconoscere ed è questo che permette di abbattere barriere e di impegnarsi, di spendersi gli uni per gli altri. Grazie Michela. Grazie a voi, quindi prego Michela di rimanere con noi e voi di accomodarvi. Adesso chiamerei tutte le autrici che sono state selezionate, le cito, ma chi è presente in sala pregherei di avvicinarsi al palco e salire su per un piccolo omaggio e poi per poter fare una foto tutte insieme. E intanto ringrazio Guergana Radeva per essere stata con noi, e la nostra madrina di quest'anno, vincitrice dell'anno scorso, e ringrazio Laura Malaterra, che non vedo più, che è già fuggita, eccola, delle letture, grazie, grazie mille, sì, restate con noi. E quindi inizio a citare le autrici selezionate, ripeto, chi è in sala di salire: Iliana Lisa Riemma, I canti dei galli dal Canada, Parisa Bahrami, e voi potete applaudirle, La mia denuncia dall'Iran, Alejandrina Zuniga Bolaños, Una sosta dopo la festa del sole dal Perù, Deborah Borman, Io straniera dagli Stati Uniti, Enisa Bukvic, Mir Sada dalla Bosnia Erzegovina, Luminita Calistrat, Il mio racconto, un'esperienza di vita dalla Romania, Nadica Cardinali, eccola, c'è Lacrima del Buddha, Sri Lanka, Romania, scusa, no, ho detto giusto, Sri Lanka, Elva Collao Arce, Una lingua in comune, dal Perù, Snezana Svark Delic e Federica Ramella Bon, Jasna, Luce Speranza Vita, Bosnia Erzegovina e Italia, Elena Ruxandra Dragonescu, Ricordi, Romania, Joy Mary Eleda, Io, ponte tra Occidente e Oriente, Filippine, Enisa Garib, Pagina di diario, Bosnia Erzegovina, Simona Hart, L'impronta delle parole, Svizzera, Veronica Imbalzano, La forza del cuore, Lituania, Ventiola Carafili, Mal, Albania, Irma Curti, Parlo con la tua ombra, Albania, Lin Lin Li, Non è facile vivere una vita felice, dalla Cina, Piesina Lyubov, Il patto, dall'Ucraina, Alexandra, Scuola media numero 3, Apparentemente tranquilla, dalla Polonia, Maria Markovic, Io pro fuga, dalla Serbia, Vilma Amorillo Leon, Legami di mais, dal Venezuela, Ieva Musteikite, La nuova vita, Lituania, Safa Naja, In memoria di uno degli eroi della primavera araba, dal Marocco, Tiberia Laura Oancea, Conoscete Vanessa, dalla Romania, Fatima Qualid, potete venire anche più avanti, così c'è un po' più spazio, no, no, venite, se no non ci stiamo, Faita Qualid Rita, dal Marocco, Santa Sara Rampul, Una donna, una moglie e una madre unica, Isole Mauritius, Jessie Ravaivoson, Ranaivoson, Nostos, Madagascar, Maria Rosa Roman, Il terreno traditore, Cuba, La comunità immigrati Rua, È solo con la testa e con il cuore che si impara una lingua, di varie nazionalità, Zoriana Rutkowski,
Kovska, Il sole è alto ormai, dall'Ucraina. Maria Rosa Segovia Mendoza, Scatti, Perù. Regina Paola Siega, Candida Sostanza, Brasile. Maria Olga Soantenaina, Donne Sconfinate, Madagascar. Diana Subashi, Un cielo nuovo, Albania. Marina Diana Tendeleu, L'altalena, Romania. Maki Wada, Non sono giapponese, sono osakese, Giappone. Laila Vadia, Ascoltare in silenzio, India. E per le donne italiane, Nadia Anselmo, Sinfonia di ricordi, Carla Bruno, Il lenzuolo, Sonia Cosco, Le apicoltrici, Ilaria di Sassonia, Non sono speciale, Maria Concetta di Stefano, Le rughe di Tanuscia, Anna Giuba, Canto d'Africa, Anna Rosa Iraldo, Staffette, Tiziana Perna, L'inferno e il paradiso, Monica Regis ed Elena Traversa, Mondo tondo. Eccole, venite avanti perché non ci state, se no. Tiziana Treccani, La risa. E infine, per le fotografie, Corina Sofia Beberreche, Io ho due cuori, romeno e italiano, dalla Romania. Diana Bikova, Una porta tra passato e futuro, Ucraina. Rosa Elvira Selorio Campana, Identidad, Ecuador. Di nuovo Vilma Morillo León, Spesa per il pranzo di Natale a Como, Venezuela. Leoreta Andoci, Nobile, spietata meraviglia, Montagna, dall'Albania. Guergana Radeva, la nostra matrina, Mixité, Bulgaria. Santa Sara Rampul, My Mother's Wedding, Isole Mauritius. Angela Roig Pinto, Nuovo Italiano in arrivo, Perù. Maria Olga Soantenaina, Un po' di mozzica, dal Madagascar, Madagascar. Ariana Vacchetti, Libertas, Libero Paradisus, Libertà in Comune, Albania. Marta Alida Vantis, vestita di abito folclorico dell'isola Curaçao, Antille Olandesi. Beatrice Dani Vitozzi, La coppia di Ciociari, Perù. E per l'Italia, Attilia Ferrari, Donne Senegalesi, Domenica Ieriti, Donne, Antonella Leone, Donna Straniera in Italia, Cuore Scalzo, Maria Teresa Messidoro, Una cena interculturale, Maria Giuseppina Pagnotta, Un angelo di nome Majuba, Marina Tabacco, Recherche, e Vermiglio Rosa Pia, Profumi di una terra, Storia di una vita di donne. Ecco, e con questo abbiamo tutte le nostre, fate un bel applauso a tutte, io mi levo perché sono loro le vincitrici e le nostre protagoniste, che ringrazio ancora una volta, perché ripeto, è grazie a loro, insomma, che riusciamo a fare, a dire, a comunicare tutto questo. Quindi ringrazio ancora tutti di essere stati con noi, vi ricordo che il concorso, appunto l'ottava edizione, è in corso. Io spero che siano andate in onda dalla regia le fotografie mentre leggevamo l'elenco delle selezionate, e vi ricordo che ci sono i libri in vendita nello spazio della libreria Lingua Madre, le antologie del concorso di tutti gli anni, e poi il timbro postale alle poste, e vi invito a una pausa caffè che è offerta appunto dalla cooperativa Pausa Caffè, che si occupa dei detenuti qui nel nostro territorio, dove potrete gustare anche i prodotti della cooperativa. E quindi continuate a seguire il concorso, grazie. Mi fanno cenni per cosa? Devono fare delle foto? Sì,
e poi anche una foto a tutte le vincitrici, sì. Quindi grazie ancora a tutte e a tutti di essere stati con noi e continuate a partecipare al concorso, è facile, casella postale 427 Torino. Grazie ancora e a presto. Le vincitrici avanti un attimo che facciamo una foto solo con voi, per favore qua davanti, grazie.